Quindi incominciamo la spiegazione della follia di Orlando. Nel senso che ieri abbiamo spiegato quello che è successo dopo la sortita di Cloridano e Medoro. Angelica ha trovato questo giovane lì, riverso per terra, svenuto, privo di sensi, e lo ha accudito questo giovane, l'ha portato con sé in un luogo ameno per cercare di ristorarlo e di confortarlo. E alla fine diciamo che si è anche innamorata di lui. Abbiamo già detto infatti che era un giovane bellissimo. E qui loro due hanno consumato il loro sogno d'amore. Tra l'altro erano talmente innamorati l'uno dell'altro che sono stati giorni bellissimi, hanno scritto sugli alberi, sulle cortecce, dappertutto i loro nomi. E Angelica ama Medoro, e Medoro ama Angelica. È stata una cosa stupenda. E questo è avvenuto, abbiamo detto, intorno al 19° canto dell'Orlando Furioso. Dopodiché sono proseguite le azioni di guerra e le vicende varie dei nostri protagonisti, abbiamo detto con il solito intercalare di storie, di vicende, di personaggi, no? E quindi senza soluzione di continuità, vuol dire uno dopo l'altro. A un certo punto, quindi, quando sono passati già due o tre canti, stiamo seguendo Orlando che sta facendo le sue azioni di guerra, sta inseguendo un saraceno, e così accade quello che scatena la pazzia di Orlando, canto 23°. Siamo quindi circa alla metà del nostro poema, dell'Orlando Furioso. Se il poema dell'Orlando Furioso ha 46 canti, il canto 23° si pone al centro, ovviamente. Si tratta di un episodio centrale, l'episodio più importante è quell'episodio stesso che ha determinato il titolo del nostro poema, l'Orlando Furioso, cioè impazzito. Lo strano corso che tenne il cavallo del Saracin pel bosco senza via, fece che Orlando andò 2 giorni in fallo, né lo trovò né poté averne spia. Quindi lui stava inseguendo un cavaliere saraceno, un certo Mandricardo, e l'inseguimento era stato vano. Già da 2 giorni Orlando stava correndo a cavallo per cercare di trovare questo suo nemico, ma non era riuscito a trovare neanche un indizio di dove si trovasse questo cavaliere saraceno. Giunse ad un rivo che parea cristallo, nelle cui sponde un bel pratel fioria, di nativo color vago e dipinto e di molti e belli arbori distinto. Finalmente arrivò in un luogo bellissimo. Abbiamo già visto anche nel primo canto dell'Orlando Furioso, certe volte ci sono questi luoghi idillici, sereni, ameni, piacevoli, quindi questi bellissimi posti dove ci sono prati fioriti e ruscelli limpidi. Il merigge facea grato l'orezzo al duro armento e tal pastore ignudo, sicché né Orlando sentì alcun ribrezzo che la corazza avea, l'elmo e lo scudo. Quindi era proprio mezzogiorno, quindi c'era il pieno del sole, e ovviamente c'era voglia, desiderio di trovare un po' di ombra, perché la calura era notevole, la canicola. E quindi, in questo luogo, che combinazione, lo stesso posto in cui Angelica ha accudito il convalescente Medoro, e che è lo stesso posto in cui Angelica ha consumato il suo amore per questo giovane Medoro. Poi dopo Angelica e Medoro però se ne sono andati, sono fuggiti insieme, no? Diciamo che ormai sono uniti fra di loro per sempre. E allora Orlando arriva lì dove era successo tutto questo, a caldo, e quindi si toglie la corazza, l'elmo, lo scudo. Quivi egli entrò per riposarvi in mezzo, e ebbe travaglioso albergo e crudo, e più che dir si possa empio soggiorno, quell'infelice e sfortunato giorno. Quello che è un luogo che generalmente è un teatro di vicende appunto amorose, no? Idilliche, pastorali, arcadiche, quindi tranquillo e sereno, diventerà per Orlando
un luogo di tormenti, un empio soggiorno doloroso e crudele. Volgendosi intorno vide scritti molti arbuscelli in sull'ombrosa riva. Quindi si guarda un po' intorno, si appoggia ad un albero, vede che alcune di queste piante sono incise. C'è inciso un nome o due nomi. Tosto che fermi v'ebbe posto gli occhi e fitti, fu certo esser di man della sua diva. Riconobbe la scrittura, la calligrafia, se vogliamo, anche se si tratta di incisioni sugli alberi, di Angelica. Era la sua dea e quindi sapeva tutto di lei, e riusciva a riconoscere anche semplicemente che lei aveva inciso questi alberi. Questo era un di quei luoghi già descritti, ove sovente con Medor veniva, da casa del pastore indi vicina, la bella donna del Catai regina. Ah, ecco, avevano trovato ospitalità presso un pastore che abitava lì vicino, e qui più e più volte Angelica e Medoro erano andati nel pieno del loro amore a scambiarsi baci, a scrivere sulle cortecce, insomma, il loro amore appassionato. Angelica e Medoro con 100 nodi legati insieme e in 100 lochi vede. Questi scritti dicono Angelica e Medoro. Angelica ama Medoro, Angelica si unisce con Medoro, insomma, da scritto dappertutto, da 100 parti, in 100 modi, iperbole per dire che Orlando si trova circondato da queste scritte che lo turbano. Quante lettere sono, tanti sono chiodi coi quali amore il cuore gli punge e fiede. Ovviamente quando vede scritto queste cose è come se fossero conficcati nel suo cuore dei chiodi, quindi si sente estremamente addolorato da quello che vede, colpito. Va col pensier cercando in mille modi non creder quel che a suo dispetto crede. A questo punto, come spesso avviene negli uomini, ecco che si generano dei meccanismi di difesa, dei meccanismi psicologici che portano alla rimozione del fatto traumatico, drammatico, che non può essere accettato da una persona. Orlando può accettare che Angelica si sia data ad un altro uomo dopo averla cercata per così tanto tempo, dopo essersi innamorato, aver rischiato la vita per lei mille volte? Non può, assolutamente. Quindi questa cosa non esiste, non è possibile. Lui deve rimuovere questo fatto. Ecco quindi anche l'acutezza psicologica di Ludovico Ariosto. Ch'altra Angelica sia, credersi sforza, che abbia scritto il suo nome in quella scorza. Beh, allora potrebbe trattarsi di un'altra Angelica. Combinazione, c'è un'altra che si chiama nello stesso identico modo. Non può essere lei, non deve essere lei, quindi non è lei. A questo arrivano certe volte i meccanismi della mente a distorcere e a travisare completamente la realtà dei fatti. Poi dice, conosco io pur queste note, eppure non posso ingannarmi, io riconosco benissimo che si tratta del modo di scrivere di lei. Di tali io n'ho tante vedute e lette. Finger questo Medoro ella si puote. Va bene, quindi dopo aver scartato la prima illusione, quindi dopo essersi auto-illuso e poi auto-disilluso, perché no, effettivamente è la sua calligrafia. Allora, d'accordo, ha inciso lei questi nomi sulla corteccia, però probabilmente, ecco, questo Medoro qua, vediamo un po' di riflettere allora su Medoro, visto che Angelica abbiamo assodato che è lei, d'accordo. Però vediamo un po', come mai lei ha scritto Medoro? Cosa intendeva lei per Medoro quando scriveva Angelica e Medoro? No, però, sì? Sono perso un passaggio. Sì. Cioè, lui prima dice che non può essere quella Angelica. Sì, sì, prima dice... Perché dice che lei... Perché riconosce le sue note, cioè riconosce il suo modo di scrivere, cioè la sua calligrafia. È come quando tu fai il tema, io riconosco subito che è il tema di Paroni, perché ormai dopo 4 anni conosco la calligrafia, quindi la riconosco benissimo. Allora dice, finger questo Medoro ella si puote.
potrebbe essersi inventata questo Medoro. Medoro non è, non può essere un uomo, una persona, un ragazzo, un giovane realmente che esiste realmente. Deve essere una sua invenzione, ecco, sì, ha usato questo nome, se l'ha inventato lei questo nome. Forse che a me questo cognome mette. Probabilmente lei, invece di scrivere come voleva scrivere Angelica e Orlando, scrive Angelica e Medoro, intendendo Medoro per Orlando, cioè per me stesso. È chiaro, no? Cioè, è limpido, è razionale come cosa, no? Ecco, razionale, sì. Molto interessante questo discorso. Come vedremo poi quando studieremo anche Pirandello, la pazzia non poggia sulla assoluta irrazionalità, anzi la pazzia il più delle volte non è altro che una razionalità esasperata, cioè un portare la ragione, cercare di trovare una giustificazione razionale anche a ciò che non lo è, senz'altro, quindi arrivando a distorcere poi la realtà. E lo vedremo, vi ripeto, anche con Pirandello questo. Con tali opinioni dal vero remote, usando fraude a se medesimo, è un meccanismo psicologico, cerca di ingannare se stesso, di usare frode a se stesso. Stette nella speranza il malcontento Orlando, che si seppe a se stesso ir procacciando. Quindi per un po' di tempo stette in questo atteggiamento speranzoso. Una speranza, una debole speranza, ma sì. Deve essere stata lei che si è inventata questo nome, ma intendeva Orlando quando scriveva Medoro. Ma sempre più raccende e più rinnuova, quanto spegner più cerca, il rio sospetto. Però non mi convince del tutto. Il sospetto ancora alberga nella mente di Orlando. Come l'incauto augel che si ritrova in ragna o in visco aver dato di petto, quanto più batte l'ale e più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. Ecco la similitudine, una bellissima e anche famosa similitudine che Ludovico Ariosto prende anche da altri scrittori, per esempio lo stesso Ovidio. Ecco, Orlando è come un uccello che è stato invischiato, quindi è stato catturato nel vischio, e quanto più cerca di liberarsi, tanto più viene a imprigionarsi in questo vischio e più si lega stretto. Orlando viene ove si incurva il monte a guisa d'arco in sulla chiara fronte. Luoghi già descritti, non abbiamo letto, ma comunque già descritti nel momento in cui Cloridano e Medoro si sono innamorati, un monte che si incurva formando una grotta, e la grotta è appunto quella dove loro hanno consumato il loro amore verso una sorgente limpida. Aveano in sull'entrata il luogo adorno coi piedi storti edere viti erranti. Vuol dire che dove c'era l'entrata di questa grotta si trovavano delle piante rampicanti. Qui vi soleano al più cocente giorno stare abbracciati i due felici amanti. Quando insomma il caldo era insistente, i due felici amanti, cioè Cloridano e Medoro, andavano quindi dentro questa grotta e qui si univano fra di loro. Vaveano i nomi lor dentro ed intorno più che in altro dei luoghi circostanti scritti, qual con carbone, qual con gesso e qual con punte di coltelli impresso. Ecco, figuriamoci, questo era il loro luogo d'amore, il luogo degli incontri amorosi, quindi qua più che altrove avevano scritto i loro nomi in tutti i modi possibili, al carbone e gesso, oppure incidendo i loro nomi con punte di coltello. Il mesto conte, già triste, a piè quivi discese, scende giù dal cavallo e vide in sull'entrata della grotta parole assai che di sua man distese Medoro avea, che pareano scritte a lotta. Ecco, vede proprio laddove c'è l'entrata della grotta un testo che è stato inciso da Medoro di suo pugno e sembrava essere stato scritto da poco. Del gran piacer che nella grotta prese, questa sentenza in versi avea ridotta.
aveva fatto una poesia. Sapete, come quando uno si innamora e questo amore viene corrisposto, e allora si generano i versi poetici. E così Medoro si era lasciato andare e aveva descritto con questi versi poetici il suo amore profondo per Angelica. Che fosse culta in suo linguaggio, io penso, ed era nella nostra tale il senso. Ecco, questa scritta era stata concepita ed elaborata in lingua araba, poiché Medoro era un musulmano e quindi parlava l'arabo. Ecco, adesso io provo, dice il narratore, a tradurvela, e più o meno le parole di Medoro suonano in questo modo. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, e qui quasi delle reminiscenze petrarchesche, ma attenzione, perché la lirica d'amore qui viene presentata in senso ironico, perché serve ancora di più a farci capire, per contrasto, la pazzia e il furore di Orlando. Spelunca opaca e di freddombre grata, grotta graditissima, piacevole, no? Per l'ombra che tu ci hai regalato, e per l'amore che qui abbiamo potuto realizzare, dove la bella Angelica, che nacque di Galafronda, molti in vano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Ecco, Medoro che esprime in maniera diretta la gioia per l'amore di questa donna che finalmente, lei che è stata sempre così schiva e aveva allontanato da sé tutti i suoi pretendenti, finalmente si era data nuda nelle sue braccia. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi d'altro non posso che d'ognorlo darvi. Si riferisce alle piante, alle erbe, alle acque e soprattutto alla grotta. Io vi devo ringraziare del piacere che ho qui provato insieme a lei. L'unica cosa che posso darvi sono questi versi, posso regalarvi questi versi, e di pregare ogni signore amante e cavalieri e damigelle e ognuna persona o paesana o viandante che qui sua volontà meni o fortuna. Quindi l'unica cosa che posso fare è di pregare, adesso poi dirà pregare che cosa, pregare chi? Incomincia a dire di pregare chiunque prova anche lui amore, sia un amante, quindi provi amore per qualcun altro, cavalieri, damigelle, qualsiasi persona che sia del luogo oppure che sia un passeggero che passa da queste parti e che sia condotto da queste parti per sorte, per destino, la fortuna, ancora una volta, fortuna, con la F maiuscola, che si diverte, come ben abbiamo già detto parecchie volte, si diverte con gli uomini. Questa volta ha fatto uno scherzo davvero crudele, la fortuna, con Orlando. Di che cosa prega Medoro colui che leggerà questi versi? Che all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante dica: benigno abbiate e sole e luna e delle ninfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Ecco, notate, diciamo, la ripetizione di suoni che indica ovviamente il pathos, i sentimenti che prova Medoro e che esprime in questo modo così appassionato. E dice infatti Medoro che insomma abbiano, che provveda affinché nessun pastore porti mai a pascolare il suo gregge presso di voi, presso le erbe, presso le ombre, presso questo ruscello, presso questa grotta, e che il sole e la luna siano sempre propizi e favorevoli. Insomma, è un'espressione poetica, era scritta in arabico, questa è la poesia, e queste due ottave rappresentano la poesia, no? Che ha scritto Medoro sulle pareti di questa grotta all'ingresso. Era scritta in arabico, in lingua araba, che il conte intendeva così ben come latino. Il conte era in grado di capire, di comprendere questo testo scritto in arabo come se fosse stato scritto in latino. Latino, ovviamente, non solo la lingua latina, ma in generale si intendeva la lingua
natia, il latino come proprio nome comune. Quindi, non so, il dialetto dei Franchi, che allora stava diventando lingua, non so, nel periodo carolingio. Fra molte lingue, molte che avea pronte, prontissima avea quella il paladino. Combinazione. Orlando conosceva la lingua araba. Fra le tantissime, ecco qui nella sorte, la fortuna che si è divertita, no? Con Orlando, e infatti lui conosce, capisce, comprende benissimo quello che è scritto, proprio perché ha subito a disposizione il mezzo, lo strumento linguistico, per poter decifrare e decodificare. E gli scrivò più volte Danedonte, che si trovò tra il popolo saracino, cioè grazie alla conoscenza della lingua araba era stato già in grado più e più volte di evitare rischi, pericoli, perché si faceva capire dai suoi nemici, tra virgolette. Per il momento, quindi, fino ad adesso, era stata utile la conoscenza di questa lingua. Ma non si vanti se già ne ebbe frutto, con danno ornà, che può scontargli il tutto. Ma non ha molto di che vantarsi di questa conoscenza, di questa lingua, o del fatto che fino adesso ne ha tratto vantaggio, profitto, guadagno. Da adesso in poi avrà solamente dispiacere, danno da questa conoscenza. Tre volte, e quattro, e sei iperbole per dire tantissime volte lesse lo scritto quell'infelice, Orlando lesse le parole scritte da Medoro, e pur cercando invano che non vi fosse quel che vi era scritto, e sempre lo vedeva più chiaro e piano. Questa volta, caro Orlando, hai poco da autoconvincerti, immaginare che Angelica abbia scritto Medoro al tuo posto, no? Qui adesso c'è Medoro in persona che ha scritto quello che è successo con Angelica, no? E ogni volta in mezzo al petto afflitto stringersi il cor sentia con fredda mano, si sente quasi mancare, il cuore venir meno. Rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente. Famoso esempio di chiasmo, fissi nel sasso, al sasso indifferente, che quasi ci permette di soffermarci anche noi, come inebetiti e stupiti, di fronte a quello che abbiamo letto, così come inebetito e stupito era Orlando. Fu allora per uscire del sentimento. Incomincia il processo che condurrà alla totale pazzia, Orlando. Fu per uscir, sta per uscir di senno, attenzione, non è ancora uscito di senno. Se tutto in preda del dolore si lassa, quindi si lascia andare tutto a questo dolore. Credete a chi ne ha fatto esperimento che questo è il duol che tutti gli altri passa. Ecco, interessante questa cosa, perché qui c'è il narratore, quindi l'autore, Ludovico Ariosto, che parla anche di se stesso, della sua esperienza dei dolori amorosi. Siamo passati tutti da certe esperienze, quindi sappiamo tutti cosa vuol dire provare certe delusioni amorose. Ecco, caduto gli era sopra il petto e il mento, la fronte priva di baldanza e bassa. Il mento che gli cade sul petto, la fronte ormai umiliata, abbassata, né poté aver che il duol occupò tanto alle querele voce o umore al pianto. Per il momento Orlando non riesce a esprimere il suo dolore, non riesce a dare sfogo, non riesce a dare una voce per lamentarsi, lacrime per piangere. Ancora una volta c'è un chiasmo alle querele voce o umore al pianto, ovviamente abbiamo una specie di complemento oggetto come termini medi, voce e umore, e complemento di termine come termini estremi. L'impetuosa doglia entro rimase. E notate che c'è spesso il chiasmo, abbiamo visto alla fine dell'ottava precedente, lo vediamo alla fine di questa ottava, il chiasmo è una figura di incrocio. L'incrocio ci fa venire in mente la rete, entro last month, l'intreccio è proprio il modo di procedere di Ludovico Ariosto, quello della rete, quello dell'intreccio. Anche qui ci viene in mente, scusate ragazzi, no, ma la rete, cosa vuol dire? Che provate a pensare, l'ipertesto rete o albero? L'ipertesto rete vuol dire che non c'è un punto
unico, un punto di riferimento. Il pretesto albero invece ha una sua gerarchia. Quindi la Divina Commedia è una struttura ad albero, una struttura che conduce ad un vertice, invece l'Orlando Furioso è una rete, ecco l'intrecciarsi, i chiasmi, no? Vuol dire che noi navighiamo all'interno di questo ipertesto. L'Orlando Furioso è un ipertesto davvero, no? Ante litteram, navighiamo senza che ci sia un unico. Quindi perché ci sono più storie che ti... Senz'altro, le storie che si intrecciano, il fatto che non ci sia un indirizzo, uno scopo, non si va verso uno scopo. Quando tu leggi la Divina Commedia c'è lo scopo, cioè che l'anima deve incontrare Dio. Quando tu leggi l'Orlando Furioso ti perdi, no? Perché l'autore non vuole darti una chiave, non c'è più una chiave di lettura della realtà. Con il Rinascimento, soprattutto, vediamo appunto con Ariosto, non c'è più una chiave di lettura unica della realtà. Questo, capite perché l'ho detto a proposito del chiasmo? Perché le soluzioni tecniche, quindi retoriche, in questo caso il chiasmo, non sono fine a se stesse, ma sono il modo che ha il poeta per esprimere i suoi contenuti, i suoi messaggi. L'impetuosa doglia entro rimase, il dolore se lo tiene dentro, è la cosa più brutta, ragazzi. Quando succede qualcosa di tragico, di tremendo, tu vedi subito, ci sono delle persone che... come dire, che esprimono immediatamente questo dolore e in un certo qual modo questo fa loro bene, fa bene perché non lo tengono dentro compresso, invece quelli che non riescono ad esprimerlo, ecco, è peggio, perché non, se lo tengono dentro e questo rode, continua a rodere dentro di loro. Voleva tutto uscire, questo dolore di Orlando, voleva uscire ma con troppa fretta. Così veggian restar l'acqua nel vaso che largo il ventre e la bocca abbia stretta. Ecco, quindi una similitudine, il dolore che era dentro Orlando rimaneva stretto, così come l'acqua in un vaso che ha la pancia larga e il collo stretto. Che nel voltar che si fa in sulla base, l'umor che vorrà uscir tanto s'affretta e nell'angusta via tanto si intrica, che a goccia fuori esce a fatica. Se noi rovesciamo questo vaso, che ha la pancia larga ma la bocca stretta, osserviamo che l'acqua vorrebbe uscire tutta quanta in un dibotto, improvvisamente, e invece, siccome tutta si concentra, esce solamente goccia a goccia. Poi ritorna in sé alquanto e pensa come possa essere che non sia la cosa vera. Allora, Orlando, calma, non lasciamoci trasportare dalla furia, vediamo di razionalizzare. È così, il pazzo è così, è uno che vuole razionalizzare. No, vediamo di farcene una ragione. No, calma, calma, non può essere come abbiamo capito in un primo tempo. Ecco, vedete, prima abbiamo visto dei meccanismi di autoconvincimento, adesso ce n'è un altro, ancora più sottile, che genera Orlando. Che voglia alcun così infamare il nome della sua donna, e crede, e brama, e spera. Questa volta c'è un anticlimax, crede prima, poi semplicemente brama, desidera, poi ancora di meno, spera che sia così, ma... sotto sotto si rende conto che sta cercando di autoconvincersi di una cosa assurda, cioè che sia un'infamia, che sia una creazione. Questo tal Medoro si è messo a scrivere queste cose per infamare il nome di Angelica, ma non è vero che è stato insieme con Angelica, che ha goduto dell'amore di lei e via discorrendo. Non può essere vero, quindi non è vero. O gravar lui di insopportabile somme tanto di gelosia che se ne pera. Quindi probabilmente questa persona ha scritto queste cose perché è geloso di Orlando, perché sa che Angelica ama Orlando e quindi vorrebbe fargliela pagare Orlando, vorrebbe che muoia, e quindi ha scritto queste cose. E t'abbia quel sia chi si voglia stato molto l'aman di lei bene imitato. Ora, questo tale Medoro è stato bravo, bravissimo, anche addirittura a imitare la grafia di Angelica, quindi ha scritto queste cose e è riuscito anche a imitare la sua grafia. Grafomani. In così poca, in così debole speme, sveglia gli spiriti, li rinfranca un poco. Quindi c'è un piccolo momento di, ecco, in cui sembra quasi
risalire dall'abisso del dolore, ci spera ancora un lumicino di speranza, no? Però si aggrappa, ci si aggrappa certe volte anche a questi piccoli lumi di speranza, anche se lo sappiamo che sono, sì, più un perdono, ma lo sappiamo, ma l'uomo è così, no? Quindi si aggrappa a questo lumicino. Indi al suo brigliadoro il dosso preme, dando già il sole alla sorella Loco. Allora cosa fa? Salta di nuovo sul suo cavallo, dal momento che ormai sta sopraggiungendo la luna, la sorella del sole, al posto del sole stesso, insomma, sta venendo sera. Non molto va che dalle vie supreme dei tetti uscir vede il vapor del fuoco, sente i cani abbaiar, mugiare armento, viene alla villa e piglia alloggiamento. Allora, un po' rinfrancato, Orlando cerca ristoro, vede che ci sono delle casupole che... già capito tutto, ma proprio da quel vecchio pastore che era stato lì ad accudire Medoro insieme con Angelica. Languido smonta, è stanco, è affaticato, in giro tutti questi giorni a inseguire il saraceno, poi tutte le cose che erano successe, una giornataccia, insomma, quindi è proprio indebolito. E lascia Brigliadoro a un discreto garzon che ne abbia cura, lo lascia a un ragazzo che abbia cura del suo cavallo. Altri lo disarma, altri gli sprondoro, gli leva, altri a forbir va all'armatura. Insomma, le solite operazioni, quindi disarma cavallo, poi va a lucidare l'armatura. Ecco. Ovviamente, come avete già intuito, era questa la casa ove Medoro giacque ferito e bebbe alta avventura. È proprio lì il posto in cui Medoro, ferito, quasi a morte, vi ricordate l'episodio che aveva scatenato tutto, l'abbiamo letto ieri, l'episodio di Cloridano a Medoro, era poi guarito con tutto quello che era successo dopo l'alta avventura, insomma, dell'amore, la grande fortuna dell'amore di Angelica. Corcarsi Orlando e non cenar domanda, di dolor sazio e non d'altra vivanda. L'unica cosa che chiede a questo pastore che lo ospita è quello di poter dormire, di potersi riposare. Sazio di dolore, non sarebbe in grado di mangiare. Quando ci succede qualcosa così che ci scombussola, non siamo neanche in grado di mangiare, non abbiamo più neanche fame. Quanto più cerca ritrovar quiete, tanto ritrova più travaglio e pena, che dell'odiato scritto ogni parete, ogni uscio, ogni finestra vede piena. Anche in quella casa ci sono le scritte: Angelica Medoro, Medoro e Angelica. Chiederne vuol. Poi tiene le labbra chete, vorrebbe chiedere, ma chi sono questi qua, questi Angelica, Medoro? Poi sta zitto, perché intuisce che questo potrebbe generare ulteriore dolore e sofferenza, che teme non si far troppo serena, troppo chiara la cosa, che di nebbia cerca offuscar, perché men nuocer debbia. Sa, intuisce, no? E quindi notate anche qui la ripetizione, troppo serena, troppo chiara, il pathos. Poco gli giova usare fraude a se stesso, cioè che sono gli ultimi disperati tentativi, ormai di autoconvincimento, di ingannare, di autoingannarsi, che senza domandarne è chi ne parla. Lui non si è messo a chiedere, ma non c'è bisogno, perché c'è chi adesso racconterà tutto per filo e per segno, senza bisogno che lui lo chieda. Il pastor che lo vede così oppresso da sua tristezza, oh, come triste, povero cavaliere, e che vorrebbe levarla, vorrebbe sollevare la tristezza di questo cavaliere. L'istoria nota a sé che diceva spesso di quei due amanti a chi voleva ascoltarla, che a molti dilettevole fu a udire, gli incominciò senza rispetto a dire. Era sorte, il destino così. Per filo e per segno, tutta la storia, tutto quello che hanno fatto insieme, di giorno e di notte, gli dice il pastore. Niente, senza rispetto, senza nessun riguardo.
come esso prieghi d'Angelica bella portato Medoro alla sua villa, che Angelica gli aveva chiesto di ospitare lei stessa e Medoro, e lui il pastore aveva accettato, che era ferito gravemente e che ella curò la piaga e in pochi dì guarilla, quindi riuscì lei a guarire lui molto rapidamente, ma che nel cor di una maggior di quella, una ferita d'amore, lei ferì amore, infatti amore con la maiuscola, diciamo, è solito Dio che colpisce con le sue frecce, e di poca scintilla l'accese tanto e si cocente fuoco che ne ardea tutta e non trovava loco. Come lei diciamo si innamorasse, ardesse di amore per lui, non trovava pace, e senza aver rispetto che ella fosse figlia del maggior re che abbia il Levante, da troppo amor costretta si condusse a farsi moglie di un povero fante. Cosa? Lei che era figlia di un re, il re più grande del Katai che ci fosse in Oriente, lei invece si trova innamorata di un povero fante, appunto Medoro. All'ultimo la storia si ridusse che il pastore fu portare la gemma innante, che alla sua dipartenza per mercede del buon albergo Angelica gli diede. Come se non bastasse, Angelica aveva dato alla fine al pastore una gemma per ringraziarlo della sua ospitalità, come prova, testimonianza, ultima prova, questa è la prova che incastra proprio Orlando al 100%, che era avvenuto proprio quello che Orlando sperava che non fosse venuto. Questa conclusione fu la secure, fu la scure, fu l'accetta, che il capo a un colpo gli levò dal collo, poiché di innumerabili battiture si vide il manigoldo amor s'atollo. Ormai a questo punto amore può essere soddisfatto, la sua vendetta si è consumata, Orlando, e la sua anima è stata come decapitata da quest'ultima prova. Celarsi studia Orlando il duolo, eppure quel gli fa forza e male nasconde il pollo. Mentre ascolta il pastore, Orlando cerca di nascondere il suo dolore, ma fa fatica a trattenerlo più di tanto. Per lacrime e sospir da bocca ed occhi convien. Quindi il pastore, che era andato lì per cercare di confortare Orlando, invece gli genera un dolore ancora maggiore e incomincia a lacrimare. Lui, come il grande paladino cristiano, adesso si mette a lacrimare, come il modello d'uomo adesso si mette a piangere. Sospiro da bocca ad occhi conviene, voglia non voglia, affinché scocchi, poi che allargare il freno a dolor puote, che resta sola senza altro rispetto. Il pastore se ne va via, finalmente. Allora lui finalmente può dare libero sfogo alla sua rabbia. Giù dagli occhi, rigando per le gote, spargi un fiume di lacrime, comincia a piangere. Ecco qui l'iperbole, adesso nel proseguo dell'episodio vedrete proprio le esagerazioni di quando Orlando, ormai furioso, impazzito, e le cose che fa, comincia a piangere come una fontana. Sospira e geme, va con spesse ruote di qua di là, tutto cercando il letto, è più duro con sasso, più pungente che se fosse d'urtica, se lo sente andare a dormire, ma non ci pensa nemmeno. Orlando comincia a impazzire, poi esce fuori di notte, rompe tutto, spacca gli alberi con le mani, è impazzito, non capisce più. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.